Flavio Di Muro è il neo vice segretario regionale nazionale della Lega Nord, e tra l'altro un imperiese, residente in provincia di Imperia, un'attenzione insomma del Carroccio verso questo ponente ligure, perché qui c'è già anche l'assessore Viale, c'è il consigliere regionale Piana, adesso lei come ruolo politico in una fase fra l'altro delicatissima. Sì, mi fa molto piacere la fiducia di Edoardo Rixi, nostro segretario regionale, per la nomina. Evidentemente si vuole puntare molto ancora di più sulla provincia di Imperia, che ha dato ottimi risultati elettorali alle elezioni regionali. Abbiamo le politiche alle porte, vogliamo rafforzarci, rafforzare il numero degli eletti nelle istituzioni e dare un po' più di lega, di passione, di entusiasmo nella politica, nel centrodestra in provincia di Imperia, che mi pare ce ne sia bisogno. La mia nomina penso sia anche un ringiovanimento del partito, quindi mi fa piacere se anche tanti giovani come me vogliono cimentarsi in questa avventura. La Lega apre le porte delle sezioni, quindi vi aspettiamo numerosi alle nostre riunioni per i prossimi appuntamenti elettorali. E fra questi appuntamenti anche Imperia, dove ci troviamo oggi? Anche Imperia, dove cercheremo di fare una bella coalizione, ricreando quell'entusiasmo che avevamo una volta quando andavamo a vincere le elezioni comunali. Non può rimanere la provincia rossa della Liguria dopo che abbiamo vinto la regione, Genova, Savona, anche la Spezia. Dobbiamo tornare a occuparci di Imperia, a fare delle belle liste competitive con professionisti, con persone comuni, con giovani, ma anche con tutti quelli che vogliono darci una mano. La Lega aspetta di incontrare tutti nei banchetti, nelle iniziative che faremo nei prossimi mesi, e io penso di dare il mio contributo in questo. Alessandro Piana, festa della Lega Imperia, cominciando a ragionare soprattutto per voi esponenti del territorio anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Ah sì, esattamente così. Intanto la festa, proprio perché si chiama festa, è un motivo di gioia, perché ci si rincontra magari dopo mesi tra simpatizzanti, militanti, sostenitori e parenti e amici, ci si scambiano i saluti, ci si scambiano gli auguri e ci si scambiano anche le idee per quello che potrebbe essere il nostro futuro politico. Ci aspettano importanti appuntamenti elettorali, in primis quello di febbraio per le politiche, e poi in primavera inoltrata ci saranno le amministrative a Imperia, che è capoluogo di provincia, Bordighera, Valle Crosa, Pieviteco e altri comuni cosiddetti di seconda fascia minori. È importante esserci perché oggi iniziano a partire i percorsi che sono già stati intrapresi precedentemente per quelle che saranno le trattative, per poter portare avanti quel modello vincente che ci ha visto vincere in Regione Liguria, convincere i cittadini, affermarci nel comune di Savona, e quest'anno due vittorie storiche sia nel comune di Genova che nella cosiddetta Roccaforte di Spezia. Manca soltanto a questo punto il capoluogo di Imperia per fare il cosiddetto filotto. Noi siamo pronti e ce la metteremo tutta per cercare di portare quel quorum di voti che ha determinato la vittoria sia in regione che nelle altre città importanti, per poterci affermare anche a Imperia, perché non dimentichiamoci che purtroppo la Lega Nord manca in consiglio regionale, in consiglio comunale di Imperia, come ricordava giustamente il nostro segretario regionale. Quindi non vuol dire che non abbiamo la colpa di quello che è successo, ma comunque ci riproporremo come veramente un qualcosa di nuovo per un cambiamento che questa città oggettivamente merita. Giacomo Chiappari è praticamente uno dei sindaci storici della Lega Nord, lo possiamo dire tranquillamente. Una Lega che vuole tornare a vincere, si dice questa sera. Voi lo avete fatto dire a Diano Marina, adesso toccherà anche a Imperia. La formula è giusta, la formula quella col centrodestra, la formula di ritrovare un po' l'unità del territorio, della gente? Beh, credo di sì. Facciamo un lieve passaggio a ritroso, nel senso che Chiappari è il sindaco della Lega, ma è quello che la Lega se l'è inventata. È stato il segretario provinciale, regionale, dopodiché ha fatto il sindaco, ma nonché anche il parlamentare. Quindi insomma sono un pezzo di storia. Purtroppo il problema è questo, sono un pezzo di storia, il che vuol dire che non sono più giovane, e i giovani ogni tanto si dimenticano, sarebbe meglio si ricordassero un pochino
delle loro radici, dei modi di fare, perché il mondo non è cambiato, gli argomenti sono sempre gli stessi e magari sapendo che gli argomenti sono sempre gli stessi e le cose non sono cambiate, bisogna sapere cosa dover fare domani in questa imperia, senza, evitando errori, evitando rigurgiti del passato che non servono a niente a nessuno e facendo una nuova formula che a Diano andava bene, perché poteva andare bene, nel senso che quando l'abbiamo sperimentata lì era già un secondo mandato a Chiapari, quindi era difficile che non potesse andare bene, ma è andata bene a Savona, è andata bene a Spezia, è andata bene a Genova, può anche andare a Imperia bene. L'unica cosa è che in Imperia bisogna trovare il soggetto, che è la cosa che non sento ancora, ma soprattutto cosa che nessuno fa, sarebbe meglio cominciare a dire che cosa si vuol fare di Imperia e come si vuol fare, quindi preparare un programma, perché una cittadina che ha bisogno di andarsi a far prestare i soldi di cassa per pagare gli stipendi vuol dire che siamo ridotti un po' male, no? Poi magari ci abbiamo sulla schiena un tribunale, ci abbiamo sulla schiena un museo, ci abbiamo sulla schiena un'università, e allora lì bisogna sapere poi come e con che soldi mantenere tutta questa cosa. Quindi è evidente che chi oggi ha intenzione di andare a governare deve sapere come e con che risorse, arrivando in una cittadina dove c'è da mettersi le mani nei capelli a pensare al bilancio. Io avrei paura, anche se a Diano la prima volta che sono arrivato non è stata facile, però vabbè, noi ci siamo, tu lo sai, io sono un guerriero su queste cose qui, una mano gliela darò, non la do incondizionata, quindi o fanno le cose che vanno fatte oppure io rimango sindaco di Diano. Morosini, segretario provinciale della Lega Nord, che ha fatto un po' da padrone di casa, per questa la possiamo definire un po' una rimpatriata della Lega anche in vista delle prossime elezioni, un ritrovarsi? È un ritrovarsi, queste manifestazioni servono per ritrovarci, per trovarci tutti insieme, come ho detto in apertura, dall'estremo ponente fino al Golfo di Anese, per ritrovarci, per compattarci, perché siamo prossimi a due importanti scadenze elettorali, sia quelle politiche a febbraio sia quelle amministrative che saranno a aprile e maggio. Quindi insomma la Lega ricomincia a ragionare dalla base, a incontrare la gente, a incontrare i suoi sostenitori, quelli di sempre, magari cercandone anche qualcuno nuovo. Ma sì, ma noi abbiamo ultimamente, io guardo mensilmente le adesioni che abbiamo, il tesseramento, in poche parole guardo il tesseramento e vedo che sia da Ventimiglia che da Diano Marina abbiamo tutti i mesi un incremento di tessere dal 2015, 2016, 2017 e parecchia gente giovane, parecchi professionisti, abbiamo un afflatto che prima non avevamo, anzi a suffragio di quello che dico, per fare questa festa ho dovuto trattare con dei rappresentanti delle istituzioni, con gente che lavora nei comuni, che lavora nelle questure, che lavora nelle prefetture. E ho avuto un riscontro molto positivo, ho visto che c'è un senso di simpatia che qualche anno fa forse non avevamo, forse non lo meritavamo, ma adesso ce l'abbiamo e ne siamo orgogliosi. Bruzzone, una visita Imperia per questa Lega che si ritrova, per questa Lega che guarda avanti, con quali prospettive secondo lei? Di proseguire così come siamo andati fino adesso, è cominciata un po' un'era nuova, importante, quella di Salvini, vittoria alle comunali di Savona, Lega primo partito del centrodestra, vittoria alle regionali stessa cosa, vittoria a Genova e alla Spezia stessa cosa, con la Lega sempre primo partito, adesso c'è Imperia, c'è una cosa importante. Secondo me, cioè i due referendum in Veneto e in Lombardia che riprenderanno anche in modo forte il tema autonomistico, quindi una sfida che poi arriverà a quello delle elezioni politiche dove dobbiamo vincere per cambiare il paese e secondo me la prossima legislatura con un centrodestra unito, sicuramente con una Lega che sarà la forza trainante del nuovo governo, verranno rimessi anche sul tavolo i temi autonomistici e comunque il tema anche della riforma costituzionale seria, fatta bene, non come la barzelletta che si era inventata Renzi, che poi è stato mandato a casa, quella riforma è stata bocciata dagli italiani.
Edoardo Rixi, assessore regionale, ma in questa occasione soprattutto segretario regionale nazionale della Lega Nord per la Liguria, ha cercato anche un suo vice in questo territorio di Ponente. Insomma, la Lega che guarda con attenzione, al di là della festa di oggi, al territorio imperiese. Sì, noi crediamo in questo momento che la prospettiva deve essere quella di creare a Imperia, sia nella città di Imperia che in tutta la provincia, delle maggioranze che siano omogenee con la maggioranza regionale. Abbiamo delle prossime scadenze elettorali importanti in provincia, Imperia, Bordighera, Valle Crosia, ma anche delle elezioni nazionali dove la Lega si propone come partito guida della coalizione. Quindi per noi è fondamentale in questo momento non solo serrare i ranghi, ma far capire a tutti i cittadini, a tutti quelli anche che ci voteranno alle elezioni politiche, l'importanza di spendersi sulle amministrazioni, perché la Liguria deve essere protagonista in provincia di Imperia, sulla città di Imperia, ma anche a livello nazionale. Quindi abbiamo rafforzato la nostra dirigenza in ambito locale, stiamo cercando persone da candidare nelle nostre liste con un progetto di portare avanti un progetto di sviluppo su una provincia che è bellissima, che ha grandi prospettive anche di crescita e di sviluppo non solo nel settore turistico, ma anche grandi emergenze. Vuoi ricordare quella col confine con la Francia, con la situazione Ventimiglia, i problemi dell'entroterra, la situazione geologica, ma anche i problemi su Imperia, ad esempio la situazione post-Agnese, che bisogna riempirla di contenuti con nuove aziende che vengano e assumano sul territorio. Quindi c'è un grandissimo lavoro da fare, dove bisogna creare alleanze non per spartirsi il potere, ma per dare sviluppo a un territorio che ne ha bisogno, perché è bellissimo e quindi spesso anche gli stranieri non riescono a capire come mai questo territorio non riesca a dare occupazione alle nuove generazioni. Ecco, insomma, oggi non siete in Consiglio Comunale Imperia, ma l'idea è quella non solo di ritornare, ma di occupare gli scranni dell'amministrazione. Ma noi vogliamo amministrare per il bene di una città che crediamo non possa rimanere indietro rispetto alle altre province. Oggi Imperia è un po' il fanalino di coda della Liguria, deve invece tornare a splendere, perché intanto perché ci siamo tutti particolarmente affezionati. Io a 6 mesi ero già Imperia, ma perché in questo momento rappresenta un potenziale di sviluppo e di crescita importante per tutta la regione, e quindi per noi è fondamentale una presenza, è fondamentale il fatto che ci sia un movimento forte, anche perché si è dimostrato che là dove la Lega è forte si vince, e quindi lo è stato a Savona, lo è stato a Genova, lo è stato a Spezia, e crediamo che senza noi sarà un effetto traino, Rix. Beh, dobbiamo essere noi in grado a selezionare una classe dirigente, dei candidati che siano validi e rappresentino il futuro, non il passato di questa città, non perché nel passato è stato sempre sbagliato tutto, anzi ci sono stati anche dei buoni amministratori. Il problema vero è che però bisogna oggi guardare al futuro e avere delle prospettive per i prossimi 10 anni, quindi su questo è cambiato il mondo, deve cambiare anche la città di Imperia, e se cambia credo che possa dare grande soddisfazione a tutti i cittadini, che potranno avere finalmente anche delle prospettive per i loro figli in questa città. Sonia Viale, la Lega si ritrova ad Imperia per parlare di votazioni, ma soprattutto per parlare con la gente, mi sembra che un po' il messaggio sia questo, ripartire dalla base. Sì, siamo anche una forza di governo in regione, abbiamo molti argomenti da trattare, tematiche che stanno molto a cuore alle persone, in primis per quanto mi riguarda la delega alla sanità e al welfare, quindi tematiche che fanno la differenza se gestite al meglio nell'interesse comune dei cittadini. Devo dire che la Lega quando governa fa bene, e ne abbiamo avuto dimostrazioni sia quando è stata al governo del paese con, cito il ministro dell'interno Maroni, che ha saputo governare l'emergenza immigrazione come questo governo non riesce a fare, e anche in regione stiamo portando dei buoni risultati, siamo solo all'inizio tra l'altro, abbiamo solo 2 anni di mandato, e anche nelle amministrazioni locali riusciamo poi anche a essere dei capaci amministratori, e abbiamo iniziato anche un percorso in altre città importanti della Liguria come Genova, Spezia e Savona, e quindi manca Imperia. E respingete al mittente le accuse di razzismo che vi vengono fatte, soprattutto nel tema dell'immigrazione. Io mi sono candidata nella Lega del 1992 e la prima accusa senza conoscermi era è una razzista perché è nella Lega, è un pregiudizio. E quindi come tutti i pregiudizi sono sinonimi di razzismo, il pregiudizio è di chi dice che la Lega è razzista.
perché non c'è un atto, non c'è un provvedimento, non c'è un'iniziativa normativa che possa avere quella caratteristica nella nostra storia, e sono tanti anni. Anche l'assessore regionale Stefano Mai ha raggiunto Imperia per questa festa della Lega Nord, una festa, beh, intanto si nota quanti amministratori regionali ci siano nella Lega, ma anche come in qualche modo siano legati a questa Imperia, perché insomma ci siete praticamente tutti oggi. Sì, diciamo che Imperia chiaramente è oggetto anche di attenzioni, perché il prossimo anno si andrà a votare e quindi la Lega vuole esserci, e questo è chiaro. Vuol tornare prepotentemente sulla scena. La Lega continua ad esserci, c'è sempre stata, non mollerà mai, rimarrà attaccata al territorio e soprattutto alle problematiche che vivono costantemente i cittadini, che sono sempre maggiori. Questo avvicinamento costante alla Lega denota appunto il fatto che, uno, stiamo facendo una politica vicina alle esigenze della gente, quindi vicina al popolo, e due, siamo sulla strada giusta, quindi in realtà noi l'aspirazione non è solamente quella di andare a prendere anche la quarta città capoluogo, perché dopo aver preso Savona, Genova e Spezia mancherebbe proprio Impera. L'aspirazione più grande sarebbe quella, dopo la regione, di andare a prendere anche questo governo che ormai abbiamo già detto in mille modi, in mille salse, è legittimo, non è stato votato dai cittadini, i cittadini non lo vogliono, e ora che ci facciano andare a votare e che si possa esprimere tutti quanti il nostro pensiero. Sicuramente la situazione è molto complicata, l'attenzione degli amministratori Lega è sempre più verso le problematiche che vivono i cittadini giornalmente, e non ultima quella credo che sia molto significativa, il fatto che in Italia continuano ad arrivare persone provenienti da altri, dall'Africa, e li ospitiamo, gli facciamo fare le vacanze a discapito dei nostri cittadini, che invece magari dormono in macchina, o persone che hanno pagato le tasse per una vita si trovano senza più una casa, senza più un lavoro e con magari i figli a carico. Questo non possiamo più permetterlo, anche i nostri vogliono fare i turisti come li fanno quelli che arrivano dall'Africa domani mattina, quindi questo è ora di finirlo. Chi arriva dalla guerra è sicuramente da aiutare, ma gli altri, ci spiace, li vogliamo mandare a casa.